Io predico soltanto il Vangelo, insegnando la via del cielo, convertendo anime ed espiando i peccati della terra. Questo pensiero è di un frate minore cappuccino, padre Damiano Giannotti da Bozzano, oggi venerabile servo di Dio. E lo inseriamo come testimonianza all'interno di questo nostro cammino sulla preghiera. Cioè, padre Damiano, questo missionario nel nord-est brasiliano, è senz'altro, a mio modo di vedere, un esempio, una testimonianza di quello che la preghiera può fare nella vita di un apostolo, nella vita di un sacerdote, nella vita di un cristiano, di un fedele laico. E padre Gianfranco Lazzari, un suo confratello cappuccino, ha scritto un piccolo volumetto, ma veramente molto interessante, in cui si centra la figura di questo frate, di questo missionario in Brasile, una figura da alcuni ritenuta un po' troppo, diciamo, legata al passato, ma lui soleva solo ripetere che predicava il Vangelo, che insegnava la via del cielo, come abbiamo ascoltato, convertendo le anime ed espiando i peccati della terra, anche e soprattutto attraverso le sue sofferenze. Eppure, vedete, quando la preghiera in un uomo, in un religioso come padre Damiano Giannotti, è sedimentata, quindi produce frutti, bene, padre Damiano è stato capace di attirare non a sé, a Cristo, delle persone, e soprattutto persone semplici e persone un po' lontane dalla Chiesa. La preghiera non fa luce su di te, ma ti rimanda alla vera luce che è Cristo. E in questo padre Damiano è stato un apostolo. E la preghiera rende sempre attuale il Vangelo, così come è stato nella vita di questo nostro missionario cappuccino lucchese. Perché? Perché la preghiera è quel dialogo con Dio che rende storia, questo stesso dialogo tra l'anima e Dio, che ha reso storia il dialogo, l'intimità tra padre Damiano e Dio, buttando il seme, appunto, nella storia dei suoi tempi. Pensate che padre Damiano scriveva già ai suoi tempi queste parole: non si dimentichi che è compito dei cristiani lavorare uniti a costruire un mondo nuovo di giustizia, di pace, di uguaglianza, di verità e di amore. Non ditemi che questo pensiero di padre Damiano non sia ancora oggi attuale, che questo invito a creare giustizia, pace, uguaglianza nella verità e nell'amore non sia ancora oggi l'invito del Magistero della Chiesa, l'invito di questo Papa, di Papa Francesco, ma anche dei suoi predecessori. Allora vedete come la testimonianza di chi prega è luce per ciascuno di noi. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!